Salve, oggi sabato 17 dicembre faccio questa premiere improvvisata perché domani ci sarà la finale fra Argentina e Francia. In molti mi hanno chiesto di fare questo video, soprattutto dopo la vittoria con tiri di rigore, mi sembra, dell'Argentina contro la Croazia, in molti che mi seguono, non soltanto qua, ma anche in altre reti sociali, mi hanno chiesto di parlare della partita che verrà e di esprimere un mio giudizio sui mondiali ed emettere anche un pronostico che sarà molto riservato. Sulla partita che si giocherà questa domenica, cioè domani, io non so quando uscirà questa Premier, ma probabilmente fra un paio d'ore. Fra Argentina e fra la squadra, la selezione argentina e la squadra di calcio della nazionale francese. Mi raccomando, come sempre, vi dico, abbonatevi a questo canale, commentate qua sotto, iscrivetevi, azionate la campanella e condividete affinché anche altri possano esprimere il loro giudizio su questa partita che ci sarà domani e sui mondiali in generale. Cosa vi sembra questo mondiale 2022? Se era necessario farlo, soprattutto in Qatar? Cosa pensate delle accuse che sono state rivolte contro quel paese e i presunti casi insomma, di mazzette a degli eurodeputati, che come sempre, soprattutto i nostri eurodeputati, sono abbastanza tendenti a fare mercimonio. Come giudicate, insomma, voi tutto quello che è successo quanto riguarda gli eurodeputati, per quanto riguarda possibili casi di corruzione, i diritti umani violati in Qatar, turni estenuanti in mezzo al deserto e in mezzo al caldo per i lavoratori che hanno fatto gli stadio. Ecco, mi hanno chiesto di tutte queste cose, ma io non mi sono documentato perché non ho avuto tempo. Poi ho fatto dei video con dei filtri, con delle applicazioni, con degli effetti speciali che potete vedere negli short. Forse caricherò un video con degli effetti speciali di 5 minuti riguardo il Natale, riguardo anche il Mondiale, ma forse a partita terminata, perché in questi tempi ho rallentato un po' la produzione di video in YouTube e sono passato nella modalità di fare degli short anche di un minuto perché vedo che sono molto visti. Ho anche avuto 500 visualizzazioni e nel mio secondo canale ho anche avuto dei picchi complessivi perché ho caricato 150 La gallina canta shorts e ho avuto dei picchi complessivi di 4.000 visualizzazioni in un canale che faceva 4 visualizzazioni al giorno. Si chiama lo youtuber più famoso del mondo, qualcosa del genere. Allora ho deciso, perché se mi va così bene
nel mio secondo canale, non caricare gli short nel mio primo canale, in questo. E allora ho continuato a caricare gli short qua e devo dire che ho recuperato le 10.000-12.000 visualizzazioni al mese. E anche gli altri video ci hanno guadagnato in visualizzazioni. Quindi mi sono dato dopo che con un'applicazione metto gli effetti speciali, a caricare gli short qua. A volte sono delle reaction dei duo a video di altri. Comunque fanno tendenza. Perché a volte un video normale, anche di mezz'ora, 15 minuti, qua registra, non so, per dire 20, 40, 60, 80 visualizzazioni, una premiere di un'ora, 100 visualizzazioni, una live, 100 visualizzazioni, beh, 3-4 short al giorno, 200 visualizzazioni. E quello fa aumentare le impressioni fanno aumentare le reazioni del pubblico. E così aumentano anche le visualizzazioni di altri video. Per quanto mi riguarda, ritornando all'argomento calcistico, né il calcio né tantomeno i mondiali mi hanno interessato più di tanto. Poi più in là, visto che già ne iniziano a parlare adesso, ma in modo particolare a gennaio lo faranno, tanto manca poco a gennaio. Io vi saluterò prima con un video di buon anno nuovo, anzi forse farò un video di buon Natale prima dell'anno nuovo, vediamo se ci riesco. Se no ho fatto degli short di buon Natale. Allora farò anche dei video su Natale, anno nuovo, per salutarvi. E su un Sanremo, però per il momento occupiamoci di questi mondiali Qatar 2022. Se voi volete conoscere le mie idee sul calcio, ci sono tanti video, cercate nel mio canale Calcio, oppure se questo video raggiungerà le 2000 visualizzazioni, mi raccomando, mettetegli il cuoricino, c'è un cuoricino a forma, c'è un super grazie a forma di cuore, voi potete donarmi in un'unica soluzione del denaro, oppure abbonatevi, o in chat, qua accanto ci sarà la chat, o sotto, mettete un super chat o uno sticker, che così mi aiutate. Ci sono 7 livelli, pensate un po' di pagamento. Però che penso dei mondiali di calcio, che è un po' quello che mi hanno chiesto in molti, ritornando all'argomento del video di cui ho accennato prima. La verità è che non mi sono mai interessati, né mi interessano in modo particolare. Penso che ci sia sempre più commercio nel calcio, è un calcio mercato, è un calcio sprecato, e ormai conta più l'estetica dei giocatori, anche le giocate sono sempre più estetiche, sempre più televisabili di quello che era una volta, che contava la tecnica pura, la tecnica dura, anche se a me il calcio non è mai interessato, però adesso tutto lo fanno a favore di camera, anche i penali, anche gli interventi duri, cioè tutto deve figurare, tutto deve essere una spettacolarizzazione. E poi il calcio è sempre meno giocato. Ci sono dei fanatici, anche la violenza è sempre più televisata. Insomma, sembra che la multimedialità di internet voglia che il calcio, con tutta la fenomenologia che lo circonda, deve essere più un fenomeno multimediatico, televisabile, digitalizzabile, piuttosto che quello che è sempre stato e quello che dovrebbe essere.
un puro e semplice gioco, una pura e semplice diversione. Ormai tutti diventano fanatici durante i mondiali per un gruppo di 22 persone più accompagnanti, il kinesiologo, il massagista, i tecnici, eccetera, che sono dei professionisti pagati milioni di euro per divertire le masse. Quindi per me il calcio è l'oppio del popolo, pane e circo, e ci si ricorda di essere italiani quando c'è il calcio. E poi il resto dell'anno ci si scorda di essere italiani, la solidarietà tra di noi non esiste più. Come si fa così? Ma è pura pazzia. E poi già negli anni 70 e 80 io da ragazzino e da bambino vedevo come giustamente gli operai, i lavoratori manifestassero contro i loro datori di lavoro perché non li pagavano opportunamente e poi tutti gli aumenti li andavano a spendere in gadget, in magliette, scarponcini, pantaloni, bandiere, chiavistelli, cioè no. Portachiavi, scudetti da appiccicarsi addosso della loro squadra del cuore, che molte volte era del loro datore di lavoro. Non faccio nomi perché altrimenti probabilmente i supremi algoritmi di YouTube si imbippano e quindi io non posso fare nomi di industriali o marche, già l'ho sperimentato nel passato, che se no dicono che non è un video atto a essere monetizzato, ma lo può vedere chiunque, ma non è atto a essere monetizzato. Allora diciamo che vedo come la gente tanto combatte per i propri diritti lavorativi. Poi spende il materiale che ha a che fare con il calcio, si indebita per prendere il biglietto aereo e andare in un altro continente, compra magliette costosissime solo perché sono le originali. No, per carità, io non voglio dire che non comprino magliette originali, ma io mi domando perché proprio comprare delle magliette di calcio, se non giochi a calcio e sei un fanatico da divano del calcio. Sono i misteri della fede calcistica, che infatti, così come ci sono fanatici religiosi in molte parti del mondo, ci sono fanatici calcistici, perché essere fan di una squadra di calcio è essere fanatici. Fan è l'abbreviazione inglese di fanatico, fanatic. Quindi, voglio dire, è un culto religioso, non importa che vinca il migliore, importa che vinca la propria squadra. E poi, come nelle religioni, si ha una relazione magica con la realtà. Si pensa che se uno si sforza, si sfoga, c'ha una catarsi emozionale, sta sostenendo la propria squadra per far sì che vinca, quando invece lo sforzo emozionale, emotivo, non serve a che il risultato cambi nel campo. Quindi trattenere il respiro, gridare, sforzarsi, avere degli sbalzi emozionali, dello stress emozionale, è soltanto qualche cosa che ti può favorire delle malattie, anche brusche, anche violente. Ma non serve, ditemi la vostra nel chat qua, o quando questa premier sarà live, non taglio, vabbè, quando questa premier sarà video, ditemelo nei commentari se per voi c'è un qualche valore sostenere emozionalmente la squadra o serve come una catarsi emozionale dell'individuo, uno sfogo emozionale, ma che non incide sul risultato nel campo. È inutile che ti metti con la bandiera, la maglietta della selezione di calcio della nazionale, nello stadio di persona oppure a casa, a gridare, hanno fatto gol pure. No! Rigore! Adesso gli danno il rigore. Perché non cambia nulla. Quello che succede nel campo non lo influenzi emozionalmente, capito?
non lo influenzi emozionalmente, tifando, facendo pazzie. E ricorda, panem et circenses, o tu che non hai fatto il liceo classico o scientifico, dicevano gli antichi romani, pane e circo. Se tu sei uno di quelli che si emoziona fino al pericardio, non so, seguendo una partita di calcio che si sfoga così emozionalmente, ti stanno governando con le tue stesse emozioni, ti stanno dando pane e circo. Ricordalo, sconti per andare allo stadio, così tu ti vai lì a emozionare e ti scordi di lamentarti per tutto quello che va male nella società. Ti questo voleva essere un video corto. Ho sforato, ho fatto 16 minuti. Poi lo voglio pubblicare senza editare per vedere se posso fare a meno di editarlo. Magari verrà bello pesante. Questo è tutto quello che penso del calcio, l'ho sempre detto in molti video, andateli a vedere, cercate calcio nel mio canale. Se volete sponsorizzarmi, sponsorizzatemi, commentate qua sotto per fare sapere quello che voi pensate sul calcio e sui mondiali, su questi mondiali 2022. Commentate qua nella chat prima che si chiuda il video, che io questa Premier la programma, forse uscirà fra 2 ore, ma forse non ci sarò a guardarla. Mettete super chat, stickers, condividetela finché altri la possano commentare, aggiungetela in una playlist. Adesso vabbè, io ho detto tutto quello che potevo dire, voleva essere un video di 3-4 minuti, incluso neanche 8. Invece ho fatto, adesso mi sto avvicinando ai 18 minuti, quindi più di 8 minuti. Volevo farlo di 5-6 minuti, 3 minuti. Invece 8 e 8 fa 16. Sono arrivato a 18 minuti, quindi è come se avessi fatto il doppio di 9, anzi ho fatto il doppio di 9. Il vostro Sant'Egian vi saluta. È da molto che non facevo una premiere. Ho fatto molte live. E soprattutto ultimamente ho caricato ogni giorno dai 2 ai 4 short, andateli a guardare, ditemi come sono venuti. Certo, sono quasi tutti in spagnolo, ma perché li faccio con un'applicazione che la maggior parte dei miei followers parlano spagnolo. Ma vi prometto che lì caricherò anche dei video in italiano per poterli condividere, non come short, perché li devo tagliare. Lì si possono caricare dei video di anche 5 minuti e poi mi tocca ritagliarli a 1 minuto per caricarli come short qua o nel mio secondo canale, lo youtuber più famoso del mondo. Ma invece da ora in poi li faccio di 5 minuti parlando in italiano e caricandoli come video, così vengono delle belle animazioni che so che quelle animazioni piacciono moltissimo. Se mi chiedete quali animazioni, andate a vedere gli short di questo canale o del canale secondario. Ciao, già sono ai 19 minuti, quasi il doppio di 10. E non voglio raddoppiare ancora, perché se no faccio come Mike, buongiorno, lascia o raddoppia. Allora mi raccomando, dove? Non lo so. Ma dove arrivi se vai? Cocchi Renato. Vabbè, partiamo di ramo in frasca. Mi raccomando, spendete un buon fine settimana, buon sabato, buona domenica, buon fine mondiale domani, domenica, 18 dicembre se lo guardate. Ci rivedremo forse prima di Natale, o forse no, caricherò degli short, ho
forse dei video? Chiedetemi qua sotto. Hola, ma!